facile, facile. Start. Si può grandire, no? No. No. Start, stop. Ok. Start, stop. Casa. Ok. Pronto, ciao. Ok. Facile. Sì, mi pare che l'avevo fatto anche l'anno scorso. Ok. Questo è il cellulare, però devi vedere. No, quello già è a posto. Però fai il tempo qua. Sì, no, tanto su devo, ho 5 minuti di tempo, diciamo, per farla, quindi faccio prima questo e poi ogni 5 minuti devo aggiornare. Quindi voglio dire, aggiorni prima questo e poi... Soltezza, ogni tanto l'altro. Ogni tanto l'altro. Però adesso non lo devo aggiornare, non so spesso io. Vabbè, però... Esatto. Perché è quello che mi preoccupa di più. Voglio.
dentro con una roba. Thank you.
Amici di Eleven Sport, buon pomeriggio dalla palestra polivalente di Via della Resistenza Nuoro. Inizia da qui la seconda giornata di andata della massima serie del campionato femminile di pallamano. In campo la Handball Athletic Club Nuoro di fronte alla Mechanic System Oderzo. È il momento dei saluti tra le due squadre, noi sfruttiamo questo tempo per le formazioni, partiamo dalla coppia arbitrale tutta al femminile composta da Andrea Alejandra Pepe e Carmen Onnis. Per dovere di ospitalità partiamo dalla Mechanic System Oderzo, che oggi schiera con il numero 5 Arianna Brunetti, con il numero 11 Eleonora Colloredo, con il numero 13 Eleonora Costa, con il numero 9 Giorgia Di Pietro, con il numero 14 Noemi Di Palma, con il numero 20 Arasai Duran Mores, con il numero 44 Elena Felet, con il numero 12 la capitana Barbara Meneghin, con il numero 33 Alessandra Paraschiv, con il numero 15 Beatrice Pugliara, con il numero 34 Francesca Traini, con il numero 7 Tina Elena Hoyeswold. L'allenatore Alessandro Cavallaro, la risposta di Nuoro è affidata alla numero 25 la capitana Silvia Basolu, con il numero 20 Martina Filindeo, con il numero 60 Lucia Firinu, con il numero 28 Benedetta Firinu, con il numero 19 Cristina Calla, con il numero 10 Giulia Madau, con il numero 7 Michela Notarianni, con il numero 11 Marta Podda, con il numero 98 Sandra Radovic, con il numero 78 Domenica Sata, con il numero 1 Martina Sizia, numero 4 Gaia Vince, allenatore Roberto Deiana. Dicevamo che si tratta di una gara valida per la seconda giornata della Serie A Beretta, la massima serie del campionato italiano femminile di pallamano. Un avvio opposto quello delle due squadre. Oderzo ha aperto alla prima giornata battendo Leno tra le mura amiche, pesante sconfitta invece per Nuoro sul terreno di gioco della Südtirol Brixen, 33-18, il pesante passivo che è costato una sconfitta molto larga nel punteggio alla squadra nuorese. Intanto inizia la partita. Oderzo in maglia nera con inserti oro attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, e sono proprio le venete a impostare il primo possesso con Arasai Duran e Giorgia Di Pietro. Quindi vediamo che la numero 9 è Giorgia Di Pietro, sì, con Duran Mores, Eleonora Costa nel ruolo di pivot, ancora è la Hoyeswold che tenta la prima conclusione ed è la giocatrice norvegese che mette in rete, portando Oderzo sul primo vantaggio. Vediamo la risposta di Nuoro, che è affidata a Domenica Sata, che colpisce il pallone con il piede regalando un nuovo possesso alla squadra opitergina. Poi Svud, Di Pietro, Duran, abbiamo Eleonora Costa all'ala sinistra, dall'altra parte con il numero 15 c'è Beatrice Pugliara, nel ruolo di pivot la Colloredo. Tanto Hoyeswold, Di Pietro si libera per il tiro, pallone che impatta su Domenica Satta e finisce sulla linea di fondo. Possesso ancora per la squadra ospite. Hoyeswold prova a liberarsi al tiro, contratta da Radovic, poi arriva Colloredo che colpisce il palo e Martina Sizia a incaricarsi della rimessa. Quindi Radovic, questo è il primo vero possesso di Nuoro in questa partita. Michela Notariani che gioca nel ruolo di centrale, ai suoi lati Radovic e Satta, Giulia Madau alla destra, Silvia Basolu dal lato opposto e Gaia Vinci nel ruolo di pivot. Satta, quindi Madau, Notariani, Radovic, contratta al momento della conclusione. Riparte Nuoro dai 9 metri con Gaia Vinci. Vinci tocca su Radovic, da questi a Notariani, da Notariani a Satta. Satta scambia con Madau, quindi ancora Notariani, gioca sulla sinistra per Radovic, rapida circolazione del pallone da parte della squadra di casa che cerca spazi, difesa a 6 per Oderzo, quindi Madau libera Radovic, il tiro verso l'incrocio, trova la risposta di Barbara Meneghin, tiro non particolarmente potente quello della giocatrice serba di Nuoro, vice capitana della squadra di casa. Nuovo tema offensivo adesso per Oderzo, Giorgia Di Pietro che scambia con Hoyeswold e adesso con Duran, ancora Di Pietro che fa girare palla,
Spazio per la conclusione di Pietro, trova la risposta di piede di Martina Sizia, quindi Notarianni ferma il pallone, serve Calla, da questi a Radovic, prova a lanciarsi in contropiede Nuora a guadagnare qualche spazio, c'è spazio per Domenica Sata che tenta la conclusione sotto mano, contrata che entra nella disponibilità di Menghin, quindi Duran lancia il contropiede per Coppolaro, fermata fallosamente da Sandra Radovic, riparte Oderzo, lo fa con Pugliara sull'ala destra. Circolazione di palla della squadra allenata da Alessandro Cavallaro, che quest'anno gestisce da solo la guida tecnica di Oderzo, l'anno scorso lo faceva in tandem con Giovanni Nasta, tecnico passato in questa stagione nelle fila della Casa Rurale Pontini. Adesso Notarianni prova dalla lunga distanza, trova ancora il muro difensivo di Oderzo. Satta ancora per Notarianni, quindi Radovic, Notarianni attende l'inserimento di Madao, quindi Satta, Basolu, Radovic, azione corale di Nuoro, Satta si libera in posizione di terzino sinistro, trova una deviazione, può ripartire Nuoro dall'angolo con Silvia Basolu, quindi Giulia Madao, Radovic, la conclusione sopra la traversa, molto imprecisa Nuoro in questa prima fase della partita. Attenzione a Duran, Duran affrontata da Calla, la salta e poi riesce a scaricare su Coppolaro che realizza il gol del 2-0 quando il cronometro segna 4 minuti e 20. Per Calla arriva anche il cartellino giallo, la giocatrice ungherese va a sistemarsi in panchina. Notarianni, Notarianni, Satta, Radovic, quindi Satta, spazio per la conclusione, scarica su Radovic, il suo tentativo per Vinci viene murato, può ripartire velocemente in contropiede Oderzo con Pugliara che realizza il gol del 3-0. Beatrice Pugliara, in questi primi 5 minuti Oderzo riesce già a mettere un interessante parziale per demerito delle troppe imprecisioni in fase offensiva della squadra di casa. Adesso Notarianni ci prova e trova ancora i riflessi di Barbara Menghin, anche in questo caso conclusione angolata ma troppo debole e il contropiede veloce di Oderzo non lascia scampo e la Coppolaro e la Colloredo, col numero 11 realizza la sua seconda rete in questa partita, 4-0. Chiamato time out da Nuoro. Un minuto di pausa per riordinare le idee in questa prima parte di gara decisamente ad appannaggio della squadra UP Tergina. Vediamo come mister Dejana striglia la sua squadra chiedendo maggior concentrazione ai suoi e si rientra in campo con Oderzo avanti per 4-0 quando si sono giocati 5 minuti e 35 secondi nel corso del primo tempo. Notarianni che gestisce questo primo pallone, poi Satta, Madau, guadagna qualche metro Nuoro, non lo fa certo a grande velocità, adesso prova ad accelerare il gioco il pacchetto centrale della squadra oggi in maglia bianca con inserti blu, Madau, si libera Madau, ravvisata. Ha avvisato un tiro dai 7 metri a favore della squadra nuorese, se ne incarica Sandra Radovic, evidentemente è stata valutata fallosa l'azione su Giulia Madao, una bella azione personale della numero 10, va Radovic, è ancora Meneghin, grande inizio di partita della capitana della Mechanic System.
vanificato quest'altro tentativo, forse il più ghiotto per Nuoro per sbloccare il proprio score in questa partita. Attenzione a Duran, fermata da Calla, quindi vediamo Pugliara, poi Svuld, Duran, Di Pietro, si stacca Costa, quindi Duran a spazio, conclusione centrale, blocca Martina Sizia, quindi Satta serve Radovic, Notariani ancora per Radovic, contropiede per Nuoro, servita a Basolu sul lato e mette in rete, ed è la capitana a sbloccare Nuoro per il primo gol in questa gara che arriva dopo i 7 minuti di gioco, si gioca da 7:12, 4 per Oderzo che attacca, 1 per Nuoro. Di Pietro, Duran, ancora Di Pietro, ancora per la giocatrice cubana, si libera di Calla e trova l'opposizione di Sizia, ma attenzione perché arriva il fischio dell'arbitro e comanda un tiro dai 7 metri a favore della squadra ospite, della stessa Arasai Duran, che si incarica del tiro, spiazzata Martina Sizia, e siamo 5-1. Radovic gioca su Basolu, ancora Radovic per Notariani, Satta, Madau ancora per Satta, quindi Notariani per Satta, scambia il pacchetto centrale, si stacca Silvia Basolu, quindi Radovic gioca su Satta, prova a destreggiarsi la giocatrice nuorese, impreciso il passaggio per Madau, ma recupera Michela Notariani. Ancora Radovic, la conclusione è un autentico missile che va a insaccarsi all'angolino basso, si sblocca anche Sandra Radovic, 2-5 il punteggio. E riparte Oderzo con Oyasvuld, quindi Di Pietro, Duran ancora su Di Pietro, Oyasvuld contrasto con Radovic, si riparte ai 9 metri, Di Pietro, Arasai Duran ancora per Di Pietro, quindi la Oyasvuld fronteggiata da Madau, scarica su Duran, conclusione che non lascia spazio a Martina Sizia che interviene un po' in ritardo, forse non aveva visto partire il pallone, fatto sta che Oderzo si porta sul 6-2. Satta, Notariani, Radovic ancora su Notariani, quindi Satta, Radovic, Notariani guadagna qualche metro, si mette in proprio, trova ancora Barbara Meneghin, conclusione centrale quella della centrale Fondano che poi viene respinta da Meneghin che ha lanciato il contropiede, non l'ha concretizzato Eleonora Costa che ha colpito il palo esterno, attenzione infrazione di passi di Domenica Satta, può partire nuovamente il contropiede di Oderzo, la traversa colpita a botta sicura da Beatrice Pugliara, errore da matita rossa diremmo a scuola, quello della numero 15 alla destra di Oderzo, aveva una comoda occasione per il 7-2, graziata Nuoro in questo caso, Nuoro che può ripartire all'attacco con il suo pacchetto centrale, Notariani, Satta, Madau resiste a una carica, poi riesce a giocare dall'altra parte, dove c'è Radovic, la sua conclusione finisce a muro, può ripartire dall'angolo Silvia Basolu, quindi Radovic ancora per Basolu che non sbaglia neanche stavolta, seconda rete per la capitana di Nuoro, 6-3 il punteggio, 10 minuti e 30 di gioco, può ripartire Oderzo, Duran, la Duran Di Pietro, Di Pietro ancora per la giocatrice cubana, quindi lo scambio con Oyasvuld, c'è un fallo ai danni di Giorgia Di Pietro, può ripartire dai 9 metri Oderzo, lo fa con Eleonora Colloredo, Colloredo gioca su Duran, quindi Di Pietro, poi Svuld, ancora per Di Pietro, cerca spazio la squadra opitergina e lo spazio l'hanno trovato sull'ala sinistra dove c'era completamente indisturbata Eleonora Costa che realizza il 7° gol.
della squadra veneta. 7-3 il punteggio, 11 primi e 11 nel corso del primo tempo. Calla gioca su Satta, quindi Radovic. Calla alla finta, il passaggio a Satta, poi serve Radovic, ha un po' di spazio la giocatrice serba, scarica su Domenica Satta, contratta fallosamente dalla Coloredo. Riparte dai 9 metri la squadra nuorese con Domenica Satta, quindi Radovic ancora su Satta, Satta per Madau, quindi calla, si stacca Silvia Basolu, finta il tiro, poi tenta la penetrazione, colpisce il palo esterno, bella azione quella della capitana. Protesta il tecnico De Iana per una trattenuta subita da Silvia Basolu, ma siamo già dall'altra parte con Duran, si destreggia, strattonata da Calla, va giù la giocatrice cubana e Oderzo può ripartire dai 9 metri. Arasai Duran, che quest'anno è tornata nelle piene disponibilità del tecnico Cavallaro, l'anno scorso la sua stagione si interruppe causa maternità. Facciamo tanti auguri ad Arasai Duran, che è tornata a calcare il 40-20. Tanto sfuma l'azione di Oderzo e Nuoro nuovamente in avanti. Domenica Satta, Madau, Calla, si destreggia Calla ma trova ancora Barbara Meneghin. Grande partita della capitana di Oderzo. Di Pietro, Duran, Eleonora Costa, ancora su Duran, quindi Di Pietro per Duran in posizione di centrale, scambia con Oyeswold, ancora la giocatrice norvegese, uno dei rinforzi di Oderzo in questa stagione, pallone al centro per Eleonora Coloredo che resiste alla carica e mette alla spalle di Martina Sizia. ...8-3 il punteggio a favore della squadra veneta. Satta, Madau, ancora per Satta, Notarianni, Notarianni per Satta, si stacca Gaia Vinci dalla posizione di pivot, serve Domenica Satta, un po' di spazio, ce l'ha anche Notarianni, prova a schiacciare la conclusione, non impensierisce Barbara Menghin, forse c'era anche un fallo, fallo che c'è sicuramente ora su Eleonora Coloredo da parte di Domenica Satta. Nessuna sanzione disciplinare all'indirizzo dell'esperta giocatrice nuorese. Si riparte dai 9 metri. Oyeswold ha spazio, Oyeswold, la conclusione, trova una deviazione di una giocatrice di Nuoro ma anche quella di Martina Sizia. Si riparte dall'angolo non senza proteste, perché l'ultimo tocco è sembrato quello dell'estremo difensore della squadra nuorese. Duran, Di Pietro a spazio, quindi Coloredo, messa giù, si riparte dai 9 metri. Oyeswold, Di Pietro, Duran, contrastata da Vinci, la rispinta di Sizia e poi un fallo ai danni di Sandra Radovic. Recupera palla Nuoro, Sizia, Radovic, Notarianni, ancora Satta, Notarianni, Radovic, Notarianni, quindi Satta, pallone impreciso che entra comunque nelle disponibilità di Radovic, che serve Notarianni, prova a mettersi in proprio Notarianni e non è fortunata la numero 7 di Nuoro, che colpisce il palo e può ripartire Oderzo. Qui un malinteso tra Duran e Di Pietro e Nuoro che può recuperare palla con la solita Michela Notarianni, che scambia con Radovic, da quest'altra parte Domenica Satta. Ancora Radovic, fermata fallosamente da Giorgia Di Pietro, no, non si trattava di Giorgia Di Pietro ma di Tina Hoyeswold. Notarianni,
Satta, Basolu riesce a servire Vinci, fischiata invasione a Gajavic, no, fischiato il fallo, si va ai 7 metri e si incaricherà Domenica Satta della conclusione. In primo momento c'era sembrato dalla gestualità dell'arbitro che avesse fischiato un'invasione. Domenica Satta mette in rete per il quarto gol di Nuoro, più 4 Oderzo, ed è praticamente il parziale di inizio partita, quel 4-0 con cui Oderzo ha esibito un po' il suo biglietto da visita qui alla Polivalente. Intanto fermata fallosamente da Colloredo, Oiesvold gioca su Eleonora Costa in posizione di centrale, scarica su Oiesvold, Oiesvold contrastata da Calla, si riparte dai 9 metri e Cavallaro chiama il time out per Oderzo. Nuoro ha riportato sicuramente in questa fase del match la sfida in un sostanziale equilibrio, almeno nei parziali, come abbiamo detto prima, se escludiamo il 4-0 iniziale con cui Oderzo si è presentata meglio in partita anche grazie alle parate di Barbara Menghin. Il proseguimento della gara è andato nel sostanziale equilibrio, sicuramente ha recuperato un po' di concentrazione Nuoro, che era un po' mancata nella prima fase del match. Ancora 30 secondi di indicazioni dei due allenatori e poi si tornerà in campo. Riprende il gioco con il cronometro che segna 17-15, 8-4 per Oderzo, squadra veneta in possesso palla. Nel frattempo è entrata la numero 14 Noemi Di Palma, che si è sistemata sull'ala sinistra. Arriva il nono gol ad opera di Eleonora Costa. Può ripartire Nuoro con Radovic, Notarianni, Satta. Tariani per Radovic, se ne è assata, prova a liberarsi, scarica su Giulia Madau che si accentra, serve Radovic, quindi l'imbucata per Gaia Vinci, messa giù e si riparte dai 9 metri. Notarianni, Satta, ancora Notarianni, ha spazio per la conclusione, non si fa sorprendere neanche stavolta Barbara Meneghin. Riparte Oderzo in contropiede con Costa, Duran, Oiesvold, la conclusione di Oiesvold, Martina Sizia non si fa trovare impreparata sulla conclusione bassa. Riparte Nuoro, Radovic, Satta, adesso è Satta in posizione centrale, va a pescare l'angolino, impreca Barbara Meneghin che stavolta non è riuscita ad arrivare su questo pallone. Quinto gol di Nuoro, 9-5 il punteggio a favore della squadra ospite. Quando stiamo per entrare nel 20° minuto di gioco, Duran ha avvisato un fallo di sfondamento da parte della giocatrice cubana, può partire Nuoro, Satta, quindi Madau, e qui c'è la grande risposta ancora di Barbara Meneghin. Quindi Basolo è andata a recuperare il pallone e a guadagnare un fallo che lascia Nuoro in zona d'attacco, quindi Satta prova a farsi largo, Eleonora Colloredo la blocca fallosamente. Ancora Nuoro che ha la possibilità di giocare all'attacco questo possesso palla. Notarianni, Satta,
stata per Radovic. Madau, Radovic ha spazio per la conclusione da distanza siderale, il missile di Sandra Radovic accorcia Nuoro che si porta a meno 3, 9 a 6 il punteggio. Duran per Oyeswold, quindi Di Pietro. Ha molto spazio Di Pietro, prova a scaricare su Oyeswold, fischiata un'infrazione di passi. Nuoro può partire in contropiede, palla troppo lunga per Giulia Madau. Ha sprecato malamente questo contropiede la squadra nuorese, era una buona occasione per portarsi su un meno 2 che avrebbe sicuramente riaperto i giochi. Oyeswold, Duran, Di Pietro per Costa, quindi Colloredo, fermata fallosamente da Calla, per ripartire a 9 metri Oderzo, quindi cercata l'ala destra, ossia Beatrice Pugliara, fermata fallosamente da Silvia Basolo. Dai Silvia! Può ripartire la squadra veneta. Oyeswold, Di Pietro, Costa, ha un po' di spazio, quindi Di Pietro tenta l'imbeccata per Colloredo che colpisce il palo ma guadagna un tiro dai 7 metri ed è Duran che si presenta sulla linea dei 7 metri. Vediamo, Duran batte Sizia, aveva intuito la conclusione il portiere della nazionale giovanile, ma niente da fare sulla conclusione di Arasai Duran che porta le sue compagne sul 10 a 6. Satta, Notarianni ancora su Radovic, fa girare palla Nuoro, si accentra Giulia Madau che serve Domenica Satta, il pallone per Radovic, ha subito fallo Domenica Satta, si riparte dai 9 metri, quindi Notarianni. Radovic si libera e poi subisce anche fallo, conclusione sul fondo, ma si è sentito chiaramente l'impatto. Nuoro che può ripartire ai 9 metri. Satta per Notarianni, ancora Barbara Meneghin a mettere sul fondo, a far ripartire le sue compagne di squadra. Di Pietro fermata da Domenica Satta. Satta serve Basolu, si lancia in contropiede la capitana che non sbaglia, un altro grande gol di Silvia Basolu, il settimo per Nuoro, il terzo personale dell'ala sinistra numero 25. Di Pietro, Duran ancora su Di Pietro, a girare palla Oderzo, Duran affrontata da Calla, conclusione respinta da Sizia, ma molto evidente la trattenuta della giocatrice ungherese. Di Pietro, Duran deve girarsi su Calla e viene dato il gol, fischiato vantaggio, c'era stata un'altra trattenuta molto evidente di Cristina Calla anche in questa circostanza. Conclusione di Duran è terminata tra le gambe di Martina Sizia e gli arbitri hanno assegnato il gol, l'undicesimo di Oderzo, quando il cronometro segna 23 e 37. Satta gioca su Calla, quindi Radovic il palo. Non è fortunata la giocatrice serba in questa occasione. Può ripartire Oderzo con Duran che va via a Madau, poi serve Di Pietro che realizza un gran gol sotto mano. Conclusione rapida che sorprende Martina Sizia, dodicesimo gol di Oderzo. Satta, Calla Madau. Quindi Satta nel ruolo di centrale gioca su Radovic, ancora Satta, Vinci si stacca, quindi serve Radovic, sbaglia il passaggio ma arriva a destinazione per Domenica Satta, un'altra grande parata
di Barbara Menghin, poi protegge bene il pallone in uscita all'aria Eleonora Costa, riparte dall'altra parte Oderzo con Duran, finisce a terra Giorgia Di Pietro, colpita probabilmente al petto, c'è bisogno di fermare il gioco e di chiamare i sanitari in campo. Oderzo che in questa fase ha piazzato un mini parziale di 2-0 che le ha consentito di riportarsi a buona distanza, più 5 per la squadra veneta, dopo che Nuoro era riuscita a tornare in partita trascinata soprattutto dalle giocate della sua capitana Silvia Basolu. Lascia il campo Giorgia Di Pietro. Torna in campo Noemi Di Palma per sostituire la giocatrice momentaneamente infortunata. Non sembra niente di grave. Ripresa del gioco con Oderzo in possesso palla, stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questa prima frazione con la compagine Opitergina avanti per 12-7. Attenzione alla conclusione dall'angolo di Beatrice Pugliara che realizza il 13° gol per la Mechanic System che allunga a più 6. Calla, calla per Madau, Satta, Radovic, ancora Satta, quindi Madau si accentra, prova a servire Vinci, il muro di Oderzo a fermare questo passaggio molto difficile, molto pretenzioso questa giocata di Giulia Madau che non ha sorpreso il pacchetto difensivo di Oderzo che ora può ripartire con Eleonora Costa. Costa per Duran, ancora su Costa, contrastata da Satta, può ripartire dai 9 metri Oderzo, quindi Duran gioca su Oiesvold, il suo duello con Radovic, fallosa l'interdizione di Sandra Radovic, sarà Costa, quindi Oiesvold, Oiesvold su Costa, si stacca Pugliara, quindi Oiesvold, fermata da Calla, attenzione, 2 minuti per Cristina Calla, Nuoro che dovrà proseguire i prossimi 120 secondi in inferiorità numerica. Costa, Costa per Duran, Duran per Costa, Oiesvold non controlla Pugliara e Nuoro guadagna la rimessa dal lato con Sizia che mette in movimento Satta, da questi a Radovic, ancora su Satta, Madau, rientra in campo Michela Notariani che gioca il suo primo pallone, Satta per Radovic, ancora Satta, Madau, Notariani, Radovic, prova a sfondare Radovic, quindi servizio per Notariani che subisce fallo dalla numero 11 Colloredo. Madau gioca su Notariani, quindi Satta, Radovic, Satta, la conclusione, va a pescare l'angolino per l'ottavo gol di Nuoro, lo realizza Domenica Satta, ancora 2 minuti e 40 da giocare nel corso del primo tempo con Oderzo avanti per 13-8. Oiesvold, Costa per Duran, ancora su Eleonora Costa, Duran, Costa, Oiesvold, prova a servire Colloredo, la sua conclusione trova il piede di Martina Sizia,
arriva anche il fischio dell'arbitro. Due minuti anche per Sandra Radovic e le barbaricine si ritrovano in 5 in campo e con un 7 metri sul groppone che Duran proverà a trasformare, pesca l'incrocio dei pali e poi il gol. Arasai Duran, infallibile dai 7 metri, 14esimo gol per Oderzo, 14-8, che unisce un po' severamente Nuoro che ha da rimproverarsi qualche errore di troppo in fase offensiva, al netto però anche della grande prestazione della capitana e portiere di Oderzo, Barbara Menighin. Satta, ha avvisato un fallo in attacco a Domenica Satta, può ripartire con calma Oderzo, lo fa con Costa, quindi Hoyeswold, Pugliara, contrastata da Basolu, quindi Costa per Hoyeswold, ancora Costa, Duran gioca all'ala sinistra dove c'è Di Palma, mette al centro per Costa, quindi Nuoro riesce a recuperare palla, ma viene ravvisato un'altra infrazione a Cristina Calla. Costa, Duran, quindi Hoyeswold si zia, in qualche modo riesce a evitare il peggio, sembrava sfuggire questa palla, sembrava che avesse un po' il sapone questa sfera lanciata da Hoyeswold e in qualche modo Martina Sizia è riuscita a tenere la porta inviolata. Palla, sembrava che avesse un po' il sapone. La porta. Sembrava che avesse un po' il la porta. Porta inviolata.
da tenere. Sembrava che avesse un po' il modo di tenere. La porta inviolata. Palla, sembrava che avesse un po' il capito. Porta inviolata. Tenere. La porta in... Questa è uscita a tenere...
la porta inviolata. Palla sembrava che avesse un po' il sapone, era la che rila è stata una delle ultime arrivate, si sta ancora ambientando. Se seguiamo questo attacco di Arasai Duran per Oderzo, fermata fallosamente squadra veneta che può ripartire ai 9 metri, poi Svuld, una delle due norvegesi acquistate di recente dalla Mechanic System. L'altra è Anneke Gurmark, oggi in tribuna. Gurmark aveva esordito sabato scorso nel vittorioso esordio di Oderzo tra le mura amiche contro la pallamano Leno. Poi Svuld invece fa oggi il suo esordio assoluto nel campionato italiano. Coloredo, Duran, Oesvuld, quindi Di Pietro. Duran prova la conclusione dalla distanza, palla che finisce alta, può ripartire Nuoro, prova a farlo in velocità con Radovic per Basolu che dall'angolo trova l'opposizione di Barbara Menghin, ma anche l'arbitro che fischia un'infrazione alla capitana, probabilmente un'invasione. Duran, Di Pietro per Oesvold, Di Pietro ancora per Oesvold, quindi Duran prova a liberarsi per il tiro, deve scaricare ancora sulla compagna di squadra, chiamata l'azione Eleonora Costa, quindi questo tiro sottomano che finisce fuori, riparte Nuoro, prova a farlo in velocità con Radovic, contrastata da Pugliara, quindi attenzione che Satta si lascia sfuggire il pallone. Contropiede di Oderzo,
con il fallo di Michela Notarianni su Colloredo lanciata a rete. Vediamo la decisione dell'arbitro che comanda la ripresa da 9 metri e 2 minuti per Michela Notarianni, che non sembra essere troppo d'accordo con la decisione della coppia arbitrale. Tanto esordio in gara anche per Arianna Brunetti, che va a sistemarsi in posizione di ala destra. Oyeswold di Pietro Duran. Ora per Oyeswold di Pietro. Oyeswold ha spazio, trova l'opposizione di Martina Sizia, ma c'è un fallo fischiato a Sandra Radovic. Si riparte ai 9 metri. Di Pietro per Brunetti, Oyeswold ancora di Pietro, Duran a spazio e mette alle spalle di Martina Sizia. Arriva il gol di Oderzo. Arriva ora la segnalazione sul tabellone, 16° gol per la Mechanic System. Satta, Radovic. Satta per Madau, quindi Vinci prova a destreggiarsi, a servire Satta, cerca lo spazio Satta, lo trova benissimo, poi viene fischiata un'infrazione di passi che manda su tutte le furie mister Deiana. Gesti eloquenti anche per Domenica Satta, mentre alla ripresa del gioco arriva questo fallo di Giulia Madau su Eleonora Costa e sono 2 minuti anche per la numero 10 della Handball Athletic Club. Continua a contestare l'arbitraggio il tecnico della squadra nuorese, che contesta l'operato soprattutto della signorina Andrea Alejandra Pepe, rea di aver fischiato un'infrazione di passi a Domenica Satta apparsa inesistente. Duran di Pietro, Basolu riesce a intervenire sulla traiettoria ma non riesce a evitare la rimessa laterale, quindi attenzione al contrasto tra Radovic e Oyeswold, un contrasto molto duro, partita che si è un po' innervosita in questa fase. E adesso trova un altro gol con Eleonora Costa, lasciata troppo sola sull'ala sinistra, troppo facile liberarsi al tiro. Adesso siamo nuovamente in una fase particolarmente favorevole alla squadra veneta, che in questo inizio di ripresa ha tracciato un nuovo allungo più 8 per Oderza. Attenzione a Domenica Satta, la conclusione trova il piede di Barbara Menghin, Nuoro che resta in zona d'attacco. Radovic subisce fallo da Tina Oyeswold, Nuoro che potrà giocare ai 9 metri con Gaia Vinci. Radovic prova a liberarsi, Radovic trova ancora l'opposizione del portiere di Oderzo. Oyeswold per Di Palma, ancora su Oyeswold, la conclusione colpisce la parte bassa della traversa e poi è fortunata Martina Sizia nel rimpallo a ritrovarsi il pallone sul fondo. Bella conclusione della giocatrice norvegese. Satta gioca su Radovic, attenzione a Calla, si libera per il tiro, alta la conclusione della giocatrice ungherese, quindi riparte in contropiede Oderzo con Brunetti che non c'entra la porta, sua conclusione mancina, finisce abbondantemente al di là del palo di destra della porta difesa da Martina Sizia. Riparte Nuoro, Madau. Madau per Satta, quindi Radovic, Calla, Madau, Calla, quindi Satta, Radovic, ancora Satta, la finta, servizio per Madau, quindi Calla, si stacca Silvia Basolo, la finta, subisce fallo Silvia Basolo, ma poi in caduta
riesce a mettere in rete, azione caparbia della capitana di Nuoro che sblocca lo score della sua squadra, decimo gol per Nuoro, quarto personale di Silvia Basolu, top scorer della Handball Athletic Club Nuoro. Duran, Di Pietro, Oyesvold, ancora su Duran, Di Pietro, quindi Duran avanza al numero 10 di Oderzo, resiste a una carica anche Di Pietro e riesce a servire all'angolo Brunetti che mette in rete per il 18° gol di Oderzo, più 8 per la squadra opitergina. Calla la sua conclusione, ancora Barbara Menghina a deviare sul fondo. Decisivo l'apporto del portiere di Oderzo in questa partita, non si contano più le sue parate, adesso ci ha provato Di Pietro, la conclusione sul fondo, ma arriva il fischio dell'arbitro per riportare Oderzo sui 9 metri. Di Pietro, Oyesvold, Oyesvold contrastata da Satta, palla all'angolo per Brunetti, ancora Di Pietro che mette in rete, gioco fermo, rimasta una giocatrice di Nuoro a terra, si tratta di Domenica Satta, nel precedente scontro con Giorgia Di Pietro ha avuto la peggio, la classe 78 nuorese. Vediamo se riesce a stare in campo, no. Lascia il terreno di gioco Domenica Satta, dolorante, al suo posto Michela Notarianni. Riparte dai 9 metri Oderzo, Di Pietro, Duran, Duran, Di Pietro, Oyesvold, ancora su Duran, quindi Oyesvold trova il muro di Nuoro ma Brunetti recupera palla, gioca ancora Oyesvold in posizione centrale, si stacca Duran, quindi Di Pietro ancora per Duran, all'angolo per Brunetti, gioca all'indietro Brunetti, non ci arriva nessuno, ci arriva Barbara Menghin che alimenta l'azione delle sue compagne, quindi il tentativo di Di Pietro, smorzato, che entra nelle disponibilità di Martina Sizia. Nuoro si lancia in contropiede con Radovic, Calla non controlla benissimo ma guadagna un fallo. Notarianni, Notarianni per Radovic, quindi Notarianni, Madau, Calla resiste a una carica e poi guadagna il tiro dai 7 metri, la sua conclusione è alta, ma Nuoro si potrà presentare alla linea di tiro e si presenta proprio Cristina Calla che ha l'occasione di sbloccare il suo score personale. Va Calla, rete, 11° gol per Nuoro, più 7 Oderzo quando si gioca da 10 minuti e 45 secondi nel corso della ripresa. Oyesvold, Oyesvold gioca su Duran, Di Pietro ancora su Oyesvold in posizione di centrale, si stacca Brunetti, nel frattempo Oyesvold viene contrastata da Sandra Radovic, va giù la giocatrice norvegese. Duran, Costa ancora per Duran, tiro che finisce alto oltre l'incrocio. Sizia fa ripartire Notarianni, quindi Radovic, ancora Notarianni che complice una deviazione mette a segno il 12° gol di Nuoro che si porta a meno 6, il gol di Michela Notarianni, un'occhiata al programma della Serie A Beretta della seconda giornata del campionato. Questa è la prima gara in calendario, questa tra Nuoro e Oderzo, tra poco in campo a Ferrara l'Ariosto contro le Guerriere Malo, alle 18 è la volta di Pontinia contro Mestrino e Cingoli Salerno, alle ore 20 il debutto della Cellini Padova che ospita la Sud Tirol Brixen, l'ultima gara di giornata è quella che vedrà in campo la Pallamano Leno contro Erice. Intanto dai 7 metri a Rassai Duran contro Martina Sizia,
Il tiro di Duran, la palla colpisce il palo e finisce fuori. Non è precisa stavolta la conclusione di Duran e Nuoro può ripartire con Radovic. Si destreggia Radovic, trova l'opposizione di Hoyerswold. Finisce a terra Radovic. Vinci Radovic, quindi Notarianni. Da Notarianni ancora su Radovic, gioca su Kalla. Kalla per Madau che si accentra, ancora lo spazio per Notarianni che subisce fallo. E due minuti per Giorgia Di Pietro, in inferiorità numerica Oderzo con Nuoro che può continuare la sua azione offensiva. Notarianni, Kalla, Madau ancora su Kalla, da questi a Notarianni, quindi Radovic gioca all'angolo su Basolu, non si fa sorprendere stavolta Menghin e può giocare Oderzo con Duran, da questi a Hoyerswold. Oderzo in questa fase in inferiorità numerica. Hoyerswold, quindi Brunetti che subisce il fallo di Basolu. Ancora il pacchetto centrale di Oderzo a muovere la sfera, quindi Duran, passaggio non preciso per Costa, comunque subisce fallo Duran. Costa, Hoyerswold contro Radovic, ennesimo duello tra le due giocatrici straniere, duello molto fisico tra Tina Hoyerswold e Sandra Radovic. Qui la respinta di Martina Sizia, poi il fallo di Costa su Vinci, gesto di disappunto di Gaia Vinci, punito con i due minuti, provvedimento disciplinare ai danni della ex giocatrice di Conversano, rea di essersi lamentata di un fallo subito. Notarianni gioca su Kalla, quindi Madau, ancora Kalla, quindi Madau dall'angolo realizza un bellissimo gol Giulia Madau e Nuoro si riporta sul meno 5. Quando siamo quasi a metà della ripresa, più 5 Oderzo. Duran ha spazio per la conclusione, non la effettua in un primo momento e poi sorprende Martina Sizia che stava già preparandosi a buttarsi alla sua destra. Conclusione intelligente di Arassai Duran, e si conferma elemento di grande valore. 19-13 per Oderzo. Notarianni gioca su Kalla, quindi Madau, ancora Kalla, tenta l'azione personale, scarica su Radovic che ha spazio per effettuare la conclusione che finisce sul palo. Attenzione al contropiede per Brunetti che non sbaglia. 20° gol per Oderzo. Ancora Arianna Brunetti, ottimo il suo impatto sul match. 21° in realtà gol di Oderzo, segnalato ora sul tabellone. No, si sono sbagliati al tabellone, i gol sono 20, ne avevano contato uno in più. Nuoro ora in possesso palla con Radovic, conclusione potente e precisa. Arriva un altro gol per Sandra Radovic, il 14° per la compagine barbaricina. Hoyerswold, Hoyerswold per Duran Mores, ancora Duran su Hoyerswold, cerca all'angolo Brunetti, la contrasta Silvia Basolu fallosamente, riparte ai 9 metri la squadra ospite. Brunetti per Hoyerswold, quindi Costa, Di Pietro, Hoyerswold ancora su Costa che si accentra, lascia partire una bella conclusione però imprecisa
che finisce sul fondo, prova a ripartire a tutta velocità Nuoro, lo fa con Sandra Radovic che si libera della marcatura di Højlund fallosamente secondo l'arbitro, su tutte le furie Roberto Dejana per questo fallo d'attacco ravvisato a Sandra Radovic. Ancora Højlund. Højlund per Di Pietro. Ancora Højlund. Fermata fallosamente da Radovic, stavolta un po' troppo energicamente. Intanto due minuti per Michela Notarianni. Intanto attenzione perché ci sono gli arbitri a consulto per un provvedimento i due minuti sono stati comminati all'allenatore a quanto pare no, alla a Michela Notarianni che però stava abbandonando il campo. Poi Højlund, Duran, fase confusa anche per la coppia arbitrale. Quindi la conclusione di Giorgia Di Pietro per il 21esimo gol di Oderzo. Nuoro in inferiorità numerica. Calla. Radovic intanto si prepara a rientrare Domenica Satta al posto di Gaia Vinci. Calla, Satta, gioca su Radovic, ancora Satta, Madau, Calla, subisce fallo e Nuoro che può giocare nuovamente ai 9 metri. Madau, Satta, quindi Radovic cerca lo spazio, serve Satta che fa fuori il muro di Oderzo ma non Barbara Menghin che respinge anche questa conclusione. Più 7 Oderzo con Højlund che imbastisce un nuovo attacco. Duran, Di Pietro. Di Pietro per Højlund, quindi Duran, ancora Di Pietro. Højlund, Duran, pallone per Pugliara sulla sinistra, la sua conclusione stava per diventare un passaggio per le sue compagne, nessuno intercettato, quindi Nuoro può ripartire con Domenica Satta che trova ancora l'opposizione di Barbara Menighin. Riparte Oderzo con Duran, intanto mister Cavallaro chiama il time out. Partita che si è innervosita non poco per alcune decisioni arbitrali controverse. E adesso questo time out servirà a entrambi gli allenatori per ristabilire la calma e riordinare le idee in vista del finale del match. Mi vede che è caldo. Time out agli sgoccioli, riprendiamo dalla polivalente con il punteggio che premia la Mechanic System Oderzo, al momento più 7 per la squadra veneta, 21 a 14 su Nuoro. Gioco che riprende con la squadra in maglia nera con inserti gialli in possesso palla con Giorgia Di Pietro.
Ancora 10 minuti e 42 secondi da giocare nel corso di questa ripresa, nel corso della partita in generale. Di Pietro gioca su Costa, ancora Costa, quindi Brunetti, serve Oeswood, Oeswood contro Domenica Satta che la contrasta, quindi il duello tra Brunetti e Radovic, e la numero 5 riesce a trovare l'angolino. Altra realizzazione per Arianna Brunetti, non è la partita nello starting 7, ma ha avuto indubbiamente un ottimo impatto sulla gara. 22-14, Domenica Satta gioca su Notarianni. Radovic, Satta per Notarianni, non è riuscita a tenere il pallone in campo la numero 7. Riparte Oderzo, Duran, Oeswold, Brunetti per Costa. Costa gioca su Oeswold, quindi Brunetti, Costa, arriva Duran, inseguita da Basolu, resiste alla carica e poi Oeswold mette il pallone alto ma subisce fallo. In realtà probabilmente l'arbitro può aver fischiato l'infrazione precedente, perché non ci è sembrato che Oeswold abbia subito fallo. L'ha subito Duran come l'ha subito adesso. Vantaggio che permette alla Di Pietro di andare alla conclusione. Qui c'è un grande intervento di Martina Sizia, ma veramente un grandissimo intervento del portiere nuorese. Altro fischio arbitrale. Fischiata un'invasione a una giocatrice di Nuoro, si ripartirà dai 9 metri per Oderzo. Intanto è stato chiamato un altro time out. E certamente c'è tanta confusione in campo in questa fase. Indicazioni tecniche per Roberto Deiana, sta varando un nuovo assetto per la sua squadra. Dall'altra parte invece coach Cavallaro fa più leva sulla tenuta mentale delle sue ragazze, sulla concentrazione in quest'ultima fase del match. Vantaggio rassicurante per Oderzo, ma non si deve mai abbassare la guardia. Tanto anche questo timeout è agli sgoccioli. A momenti la coppia arbitrale richiamerà le squadre in campo. E gioco che riprenderà con la Mechanic System Oderzo ai 9 metri. Oeswold e Duran a gestire questo pallone. Brunetti, Brunetti fa fuori Domenica Satta ed è un altro gol per Arianna Brunetti. 23-14, grande protagonista del match l'ala destra di Oderzo. Calla, Satta gioca su Radovic. Ancora per Satta, quindi Radovic. Radovic per Calla, conclusione contratta che viene recuperata da Menghin. Quindi si lancia in contropiede la squadra ospite con Costa, fermata da Radovic. Oderzo che riprende con Oeswold, quindi Costa. Ancora Oeswold. Oeswold per Costa. Fa girare palla la squadra veneta con il tiro di Eleonora Costa e la risposta di Martina Sizia. Riparte Nuoro, prova a farlo in velocità con Radovic, quindi Satta, trattenuta da Brunetti, prende subito il gioco. C'è Madau, restituita alla sua originaria posizione di pivot. Satta, Radovic, ancora Satta per Calla.
Radovic, una deviazione, mette fuori causa Meneghin. E Radovic trova il 15° gol di Nuoro. Ancora alto il divario tra le due squadre, 8 reti premiano la Mechanic System Oderzo. Brunetti, Costa, poi Svold per Brunetti, Brunetti affronta Satta, la strattona, riparte ai 9 metri la squadra ospite. Poi Svold non controlla bene, ma poi rinviene sulla sfera. Brunetti qui fischiato un'infrazione alla giocatrice norvegese, riparte Nuoro, cerca di limitare almeno il passivo con Satta, doppio di Satta e riparte Oderzo, contropiede 3 contro 2, concretizzato da Eleonora Colloredo. Ancora proteste del tecnico di casa. Satta per Radovic, Calla, quindi Notarianni, Satta, quindi Madao che si stacca dalla posizione di pivot, ci prova ma Meneghin non si fa sorprendere. Riparte Oderzo con Oyesvold, Oyesvold per la numero 11 Colloredo, cinturata al limite dell'area. Vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro. 2 minuti per Sandra Radovic e tiro dai 7 metri, occasione per Oderzo per incrementare il già cospicuo vantaggio quando siamo a 5 minuti e 33 secondi dalla sirena che sancirà la fine della partita. E Giorgia Di Pietro che si incaricherà della trasformazione, davanti a lei Martina Sizia. Parte Di Pietro, a conclusione Sizia respinge e può ripartire ancora Nuoro con Basolu, quindi Satta, da questi Notarianni, Calla, Satta, Notarianni, Calla per Madau, centralmente per Notarianni, quindi ancora Satta, Basolu, Satta, dalla lunga distanza, pallone alto, riparte Oderzo, prova a farlo in velocità con Oesvold, contrastata da Satta, Oesvold serve Brunetti, Di Pietro per Duran, il tiro respinto da Martina Sizia che non si fa sorprendere sulle conclusioni basse, quindi Brunetti a contrasto con Satta che riesce a servire Basolu, va via Basolu e mette in rete, altra bella giocata di Silvia Basolu. Riparte ancora Oderzo con Oyesvold, Oyesvold per Di Pietro, pallone dentro per Colloredo, ravvisata un'invasione Eleonora Colloredo, quindi si può ripartire con Nuoro, Nuoro che può manovrare con Calla, Calla contrastata, riesce a far arrivare il pallone a Notarianni, quindi il fallo su Domenica Satta da parte di Oyesvold, quindi Basolu ancora, una giocata delle sue, va via con grande facilità l'avversaria e trova sempre l'angolino opposto, ancora Silvia Basolu che porta Nuoro sul meno 6 quando si gioca da 56 minuti e 20 secondi. Di Pietro non lascia scampo a Martina Sizia, bella conclusione anche questa di Giorgia Di Pietro per il 24-17.
Sicuramente possiamo dire che Oderzo si conferma anche in questa stagione una delle squadre più forti del campionato, una delle principali pretendenti allo scudetto, insieme a compagini abituate a stare in alto come Salerno e Bressanone. Intanto un bel gol di Michela Notarianni dall'ala destra, bellissimo gol quello della numero 7 nativa di Fondi. Dicevamo, Oderzo si sta confermando come una delle corazzate del campionato. D'altro canto, seppur a sprazzi, Nuoro ha fatto vedere quella reazione che si attendeva mister Dejana. Ne parleremo approfonditamente nelle interviste del dopogara che potrete seguire anche su Directa Sport in settimana. Intanto il contropiede che premia ancora Michela Notarianni. Nuoro accorcia a 2 minuti e mezzo. Michela Notarianni per il 19-24, meno 5 Nuoro, passivo decisamente più accettabile rispetto a quello che abbiamo visto fino a qualche minuto fa, quando forse la squadra di casa è stata vittima di eccessi di nervosismo. Intanto una conclusione di Giorgia Di Pietro finisce sulla traversa per Nuoro, l'opportunità di un nuovo tema offensivo. Satta gioca su Radovic, quindi ancora Satta sulla numero 28 che è entrata in campo. Si tratta di Benedetta Firinu, una delle due sorelle prodotto del settore giovanile di Nuoro. Intanto un altro gol della compagine sarda. Oderzo a più 4, si è riportata sul minimo svantaggio Nuoro, almeno dall'inizio della sfida, quando Oderzo aveva piazzato quel iniziale parziale di 4-0. E ora siamo sul 20-24 con Martina Sizia, che è sfortunata sulla conclusione di Hoyerswold. 25-20, Radovic, Satta, Firinu. La conclusione di Satta, e stavolta arriva il gol della numero 78 di Nuoro, che si riporta sul più 4 quando mancano quasi 30 secondi, poco più di 30 secondi al termine della sfida. Di Pietro, Duran, senza troppa fretta Oderzo. Duran, la conclusione, non lascia scampo a Martina Sizia per il 26-21, tenta l'ultimo tema offensivo Nuoro per portarsi sul meno 4. Radovic, Notarianni, Satta, ancora Notarianni, quindi Radovic, la conclusione, tocca a Meneghin ma non riesce a evitare che la palla si infili in rete per il 22-26. Ferma il gioco l'arbitro, arriva la sirena e finisce qui questa gara della seconda giornata di campionato. Vince Oderzo a Nuoro, vince con 4 gol di scarto, esattamente come accadde lo scorso 15 febbraio nell'ultima partita disputata prima del lockdown. Allora fu 28-24. In questa occasione Oderzo vince con il punteggio di 26-22, conferma di essere una delle squadre più quotate di questo campionato, ma la reazione di Nuoro c'è stata tutta. Da Francesco Tuffo e Mauro Fosse è tutto, amici di Eleven Sport, l'augurio di un buon proseguimento di serata.